Buongiorno, siamo al Liceo d'Arconate d'Europa con il dirigente scolastico, il professor Emanuele Marcora, per annunciarvi una notizia che avrete già letto sicuramente nei giorni scorsi. Il Liceo d'Arconate raddoppia perché dal prossimo anno scolastico non avremo più solamente l'indirizzo di studi del liceo linguistico, ma sarà attivato anche l'indirizzo di studi delle scienze umane. Un grande traguardo raggiunto dall'istituto, voluto fortemente da questa scuola che negli anni è diventata un punto di riferimento nel territorio e che si consolida ancora di più nel panorama dell'Alto Milanese. Prego il nostro dirigente. Grazie Assessore, grazie per l'introduzione e grazie per tutto quello che l'amministrazione comunale da anni fa per la nostra scuola. Scuola di cui ricorre il 20° anniversario. 20 anni fa il Comune di Arconate e l'amministrazione che allora era in carica ha promosso la nascita di un liceo nel territorio. Oggi nel 22, quindi 20 anni dopo questi fatti, il liceo raddoppia la propria offerta formativa. Nei giorni scorsi, Città Metropolitana ha dato il primo impulso a questa trasformazione del liceo. Seguirà tra qualche settimana l'autorizzazione di Regione, ma siamo ben contenti di immaginare un liceo che si arricchisce l'anno prossimo di una sezione di scienze umane accanto a quella tradizionale del liceo linguistico che ha da sempre caratterizzato la nostra offerta formativa. È ovvio, di fronte a una novità così grande c'è un grande lavoro del Collegio Docenti che si è confrontato su questi temi per tutto lo scorso anno scolastico ed è all'opera per trovare una caratteristica peculiare della nuova identità della scuola. Quindi accanto all'anima linguistica che non sparisce, al contrario, da un lato continua a essere viva nel liceo linguistico, dall'altra si trasfonderà nel nuovo indirizzo per quanto riguarda l'inglese, raccogliamo un po' un'eredità costruita in questi anni di attenzione alla persona, di attenzione allo studente e ai suoi bisogni educativi con le scienze umane. Ci sono tante idee in cantiere, mi piace ricordarne solo un paio, proprio per lasciare poi al momento dell'Open Day la scoperta di queste attività. Sostanzialmente il percorso sarà arricchito da un potenziamento linguistico espressivo e ci saranno da subito dei contatti diretti col mondo della formazione, in particolare stage pensati ad hoc, alternanza scuola e lavoro in strutture legate al mondo della formazione in senso lato che vanno dall'educativo fino al ricreativo e un tirocinio che parte già dalla classe prima all'interno del nostro istituto omnicomprensivo e quindi alle scuole del primo ciclo. Quindi un invito a tutti ad approfondire la possibilità di scoprire questa nuova offerta formativa. Il Comune, e concludo dal canto suo, continuerà, come sempre ha fatto in questi anni, sin dalla sua nascita, a sostenere il liceo, che è una realtà di eccellenza nel quale lo studente viene seguito e viene accompagnato nel suo percorso di studi. Sul sito dell'Istituto Omnicomprensivo Europeo potrete già trovare quella che è l'anticipazione sul piano di studi dell'indirizzo delle scienze umane che le famiglie potranno scegliere già a partire dall'imminente periodo di iscrizione al prossimo anno scolastico. Quindi, che dire, le congratulazioni anche dell'amministrazione per questo risultato che sarà poi, come dire, ratificato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane da Regione Lombardia. Grazie e quindi non vediamo l'ora di vedervi numerosi agli Open Day che saranno organizzati dalla scuola per scegliere il liceo d'Arconate d'Europa.